Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, cari ragazzi, ci eravamo lasciati qua a Ferragosto, 15 agosto appunto. Siamo nel calciomercato. Eravamo rimasti con il dire che la squadra è quasi top, per un 90%, 85% completa. E l'altra volta dicevamo che i due ruoli forse da sistemare un po' sono specialmente il terzino sinistro e il trequartista, il centrocampista offensivo, perché fra l'altro Barella non è nemmeno, cioè non è nemmeno il suo ruolo ideale oltretutto. L'attaccante no, a parte perché l'ho preso ora, ma poi magari giocando dovrebbero crescere, quindi anche se per ora sono sotto i 70, ovvero sono sotto i 69, si spera che l'avanzare del tempo possano appunto aumentare ma crescere. Quindi niente, oltre a questo, vabbè, avevamo fatto la prima partita, diciamo il primo test, siamo andati a giocare la prima partita di Coppa Italia contro la Pavercelli in casa, partita vinta 2-1, e ultima cosa, prima di iniziare a giocare, eravamo rimasti, diciamo, in bilico, cioè dovevamo sapere se comunque vantaggiato, che appunto ha ricevuto un'offerta dal Cesena, che fra l'altro, grazie anche alla controfferta, sono riuscito a... Cioè sono riuscito a vendere, ho accettato. Insomma, andiamo a vedere se comunque vantaggiato ci dà di abbandonarci, ovvero di trasferirsi a Cesena, oppure no. Quindi ora con l'avanzare dovremmo anche vedere cosa succederà. Quindi niente, avanziamo, guardiamo se vendiamo vantaggiato. E se ciò dovesse avvenire, vediamo un po' di appunto sistemare i due ruoli prima detti, ovvero il trequartista e il terzino sinistro. Giocatore venduto, l'avvantaggiato ci ha lasciato. Come sempre, ringraziamo ancora una volta, un applauso. E basta. Allora, grazie alla vendita di 1.400.000 euro, ora il budget è aumentato. Vabbè, i trasferimenti e di stipendi non lo so. Però, per quanto riguarda il trasferimento, di 1.200.000, direi che è buona come cosa. Quindi andiamo a vedere quanto abbiamo. 1.700. Io vorrei provare a Fanose, ragazzi. Mi fa vedere. E vado a Chiedardo, tipo, non lo so, no? Boh, mettiamo i Varti. 3 milioni. Cosa farà il nostro amico Aldo? Vediamo un po'. Avanziamo. Boia! Allora si è drogato Aldo, di. Boh, mi dà 2.279.999. Proprio per far vedere quanto è secca anche nel gioco, no, ragazzi? Per quanto è secca. Mi dà proprio 999. Per dei saldi per cop. Vabbè, comunque. Accettiamo, andiamo un pochino a magari usare, no? A spendere codesti soldi, vediamo un po'. Allora ragazzi, a me il primo nome, e spero giovane talento che mi è venuto in mente per quanto riguarda il ruolo di trequartista, è lui, Odegaard. Odegaard, vabbè, che in realtà probabilmente diventerà non un fenomeno di più, a regola, senza portare di merda. Insomma, è un 69, quindi non è che... Se dovessimo prenderlo, facciamo questo grandissimo salto di qualità. Però anche 17 anni. E magari, forse, può crescere. E perché no, diventare un trequartista di tutto rispetto. Quindi io direi un po' di provare a prenderlo. Magari tramite uno scambio. Nel 6 con Lambrughi. E niente, questo è il primo. Il secondo è lui, Angelino. Angelino che, appunto, informandomi un po', non mi ricordo se già lo vidi, cioè, tra virgolette, mi informai, lo analizzai, sentite il parolone, già nel precedente video, è un terzino che, secondo me, può diventare un buon terzino sinistro. Fra l'altro, appunto, anche lui dice sia di prospettiva, nel senso che con l'avanzare del gioco cresce parecchio. Quindi niente, io proverei anche a lui a fargli un'offerta. E Nidogo Nelli, sempre se dovesse accettare. Boh, proviamo sì. Allora, Real Madrid è accettato per Odegaard. Direi che comunque potrebbe benissimo essere un buon affare. Mettiamo utile per il turnover, vai. Il City invece ha rifiutato, maledetti. Comunque ragazzi, siamo arrivati qui. Siamo arrivati alla prima partita della Serie A. Quindi non ci resta che iniziarla e speriamo di iniziare appunto questa stagione nei migliori dei modi. Sì, la squadra c'è. Vai, iniziamo. Dai, bimbi, vediamo un po' di iniziare a modino. Dai che è importante, subito la prima.
Addio, levane. No! Porcaccia la miseria! Che cazzo, ma quanto ci dorme? Che è Zapata, dì. Mi pare sia Zapata. 1-0, dì. Maledetta la miseria, è dormiti, dì. Pallone molto bene. Ma cane! Ma vaffanculo! Ma dai, ma ci si fa anticipare così di testa! Poi questa Roma maledetta, la misera la potevi prendere! Dai, de, che cazzo! Madonna santa, che inizio di merda, de! Ancora Zapata! Finisce il primo tempo, 2-0, ma de, ma che palle! E ormai, idea, cosa vuoi fare? È difficile rimontare. Boh, vediamo se succede. Dai, ma non è possibile! Ma non è possibile! Boh, guarda, in Bologna è andata a rifinire l'Udinese, idea. 3-0, idea, maledetta miseria, cane. Dio buono, nemmeno sì si prova a far gode, anzi non entra, anche che si prova. Dio Cristo, de. Mamma mia, che per ne fa un altro, de. Zapata ancora. Così è, rigore, rigore. Poi te voglio vedere sempre se lo dovessi fa, cosa mi ambia. 3-1, Armstrong, ma dentro. Ormai, vabbè, qui si risulta perché ormai è così il gioco, te lo risulta obbligatoriamente. Devi risultare obbligatoriamente. 3-1. Boh. Finisce così, 3-1. Un inizio veramente parecchio, disastroso. L'osso fa girare un po' le scatole, almeno a me. È che, vabbè, giocando mi sono reso conto che sì, chiaramente lo vedi, sei in Serie A. Cioè, a leggenda, con una squadra del genere, vedi la differenza fra le squadre di Serie B e le squadre di Serie A, almeno già contro l'Udinese. Però posso dirvi che se qui si faceva delle zotte clamorose nei gol e si riusciva a sfruttare qualcosa di più, un Dio che sanava vince. Però sicuramente era più tirata la partita. Così però non è stato. Però se fate quello della bandiera, almeno bello. Vabbè, via, continuiamo il calciomercato. Che uno statuto, ripeto, che secondo me, basta vedere anche le statistiche, la squadra comunque c'è. Abbiamo avuto sfortuna e si è dormito. Per avere un sostituto, che poi tanto sostituto non è, in attacco chiaramente, dato che vantaggio è andato via, volevo provare a prendere Zivkovic. Zivkovic chi è? È un attaccante che si è allenato bene, fatto giocare con costanza, chiaramente diventa, non lo so, il migliore attaccante del mondo, però diventa sicuramente un attaccante di qualità. Quindi tanto vale provare a fare un'offerta, qualcosa. Boh, proviamo, sì. Abner, chiaramente, cioè, il discorso dello scambio per Zivkovic con Abner, sempre se dovesse tutto andare a buon fine, eccetera, cioè avviene solamente se dovessi venire Angelino, chiaramente. Allora, hanno accettato VIP per Angelino. Boh. Proviamo a vedere così se viene. Oh, The Guard ha rifiutato il budalo di sua madre. Vai. Così, importante. Qui hanno invece rifiutato per Zivkovic. Vai, proviamo ora. Allora, Angelino ci ha scritto che ha rifiutato per i discorsi del ruolo, quindi automaticamente si deve mettere giocatore chiave, dovrebbe venire. Odegaard, proviamo, sì, dalle un po' di più, e anche lui giocatore chiave, boh, con 69, non so come uno possa avere queste pretese, però. Odegaard ha accettato, Ale, vai. Angelino no, quindi guardiamo, boh, proviamo, sì. Angelino ha accettato, Ale, vai. Però meno male, guarda, ho fatto male onti, no, meno male invece di Ulo ce la fa. Automaticamente, avete visto, non c'è più una lira, quindi
questa serie anche discorso di Vukovic, purtroppo sarta. Comunque, ora sono arrivati qua. Prossima partita in casa all'Inter. Che Dio ce la mandi buona. Allora, intanto io ho già messo Angelino e Odegaard nella formazione. E niente, iniziamo a giocare. Dai, bimbi, nonostante giochiamo contro l'Inter, che qualitativamente sulla carta è più forte di noi, vediamo di comunque risollevarci. Il fatto che siamo anche in casa, boh, speriamo bene, dai, eh. Vai, Old Chic, mamma mia, che tiro di merda. Addio, mamma mia, meno male è andata su, dai. Vai, Odegaard, porca merda. Ah no, è punizione da posizione invitante. Allora, un attimino, chi è che ci vede un po' meglio? Mamma mia, schifo fra tutti. Angelino, 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 subito. Vai. Vai, Angelino. Maremma cane. Ma poi cosa si è fatto male, Angelino? Dici ah. Buona! Cazzo fo! Che cazzo fo! No! Mamma mia! Boh, cazzo, ma tutte le volte quando fanno cross bisogna cacciare addosso, ma non ti lascia anticipare. Vai, vai, c'è che... No! Ma cos'era? Quel per di testa, vero? No! Proprio all'ultimo! Insomma, finisce così il primo tempo. 0-0, ma ragazzi, ritocco. Come sempre, ci siamo, ci siamo. Boh, è alla grande. Dai, andiamo a far secondo tempo. C'ho da fan cam perché mi è venuto in mente ora. Angelino si è fatto male. E anche se comunque dalla resistenza che c'ha tuttora non sembra meglio rischiarlo. Mette Abner, vai. Ballo Odegaard! No, Dio buono, De! Ha fatto una bellissima mossa, De! Tira! Cazzone in bocca ne ha tirata, De! No! Castagna! A modo! Vai, Gnoccuri! 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 Lex, Gnoccuri! La butta dentro all'84esimo! Boh, il tuo adesso attaccava, lo voglio rivedere! La bella è presa, la bella è presa, la bella è presa, e andiamo! È tua, Romo! Mamma mia, Romo, cazzo, svegliati! Che non c'è nessuno in porta. Eccolo! Maximin! Io non avevo visto che non c'era il portiere. Accorto all'ultimo. La butta dentro comunque. Con un tiro, vabbè, dalla distanza. Però la porta è libera. Ma comunque non è sempre così semplice come può sembrare. Ho visto lì, tipo, mandare via il portiere. Ho detto, ma io la provo. 2-0 di Ale. Eccolo lì, e finisce così, 2-0, vittoria strameritata. Poi bella, oltretutto, deve essere meritata, che se siamo andati a giocare, vabbè, in casa, contro l'Inter. Poi, neopromossi noi, bello, 2-0. Se si giocasse sempre così, si dice il campionato. No, scherzo, però, di certo non si retrocede, davvero. Datevi, tiri e tiri in porta. Ah! Torniamo ora a calciomercato, perché qui... Ho visto che siamo veramente lontati, quindi c'è da prendere qualche svincolato. Poi fra l'altro ho visto ora che Angelino, vabbè, per 8 giorni non c'è. Sembra un po', però se da qui alla prossima partita non si riesce a prendere nessuno, si perde a tavolino, quindi svincolati servono, dì. Lo so, bimbi, fanno ridere, sono d'accordo, però d'altronde è solamente per far numero, dì. Tanto vi siamo alla fine, però credo che ormai si possa anche volendo fare niente, che i soldi direi che scarseggiano. Quindi niente, andiamo avanti.
Qui ragazzi, guardate, prendo lui che è l'ultimo che non me lo acquisto. Povera averci un secondo portiere, ma lui è veramente scarso. Proprio. Deve giocare quando Romo, non lo so, perde una gamba, deve di va, boh. Davvero, di che scarso è di po'. Però, come ho detto, solamente per averci una riserva in porta. Insomma, ragazzi, questa è la squadra. Già, meno male, Armstrong è diventato 170, insomma, così come Odegaard, buono. E niente. Qualità media intorno al 70, parlando di numeri. Vabbè, questa la panchina si lascia perdere. Io direi che comunque, dato che siamo arrivati alla fine del calcio mercato, bisogna arrivare alle conclusioni. Secondo me non è una brutta squadra. Chiaramente non è una squadra per poter vincere il campionato, né tantomeno per andare in Champions, né tantomeno per arrivare a Coppa UEFA, e forse né tantomeno per arrivare a metà classifica. Però, secondo me è una squadra che, se gira a modo, può benissimo portarci alla salvezza, che per me, non per Aldo, è l'obiettivo principale ed essenziale. E niente, vabbè, questo solamente fa vedere, questo era solamente fa vedere la squadra com'è. E quindi niente, andiamo a fare l'ultima partita. Eccoci qua, come ho detto prima, andiamo a fare l'ultima partita. Perché l'ultima partita? Perché è l'ultima partita di questo video qua. Perché già col calciomercato, il parla, avendo già fatte due, ora fare un'altra, secondo me si va per le lunghe. Quindi preferisco concludere il video con l'ultima partita. Tra l'altro, uno dei derby toscani, si va giù a Firenze e guardiamo di finire il video con una bella vittoria. Vabbè, l'ho detto, vediamo un po' se c'era. Tanto che cosa è fatto male, mi qui torna barella. Vamonos, via. Dai bimbi, guardiamo di finì in bellezza. Vai! Vai! Tira! No! Bravo Romo, finalmente si è svegliato dopo tre partite. Dobbiamo arrivare a questa partita via, mi fanno svegliare. Bravo Romo, tu è tua Romo, prendila Romo, merda! Cazzo di... Porca merda di... Ma perché deve dormire così? Ma perché? L'anno scorso faceva delle parate assurde e ora sta facendo ridere. L'opposto. Ho aperto bocca troppo presto per dire che si era svegliato. Mi ha detto me che un mese e che sto zitto. Tira! Oh, te cadio, buono te. Finisce sì il primo tempo pochettino noioso, però di che palle, svantaggio tanto per, davvero, se qui Maximin la buttava dentro, mi hai detto una miseria, vabbè andiamo a fare il suo tempo e speriamo di cambiare qualcosa, qui ho preferito l'Evangelino che comunque anche se sta bene è tornato adesso, tanto per, non so, affatiare dell'altro, e ho messo Abney. Vai Odegaard! Tira Maximin! Non ci voglio rete, non ci voglio rete. Ma vaffanculo! Ma dimmi te, è tempo di prendere il palo, si va a prendere il gol, Rossi. Ma cosa fa? Ma cosa stai facendo? Ma levati di culo, ma levati dal cazzo. Mi dovrei fare un altro, eh? Ma vaffanculo, Babacar 3-0, ma è possibile? Una partita perdita bisogna prendere un ballino di gode. Lui dice su. No, non ci voglio credere. 4-0. Sì, però ben vedi, ogni tira ancora. Cioè, manca meno è come se si giocasse a porta libera. Boh. Almeno quello della bandiera me lo fai Odegaard. Ah, meno averlo. No, Odegaard, 4-1. Non è sempre risultato. Si è fatto contro l'Udinese. Meno un così fa. Insomma, finisce così, 4-1. La partita, vabbè, clamorosamente e meritatamente persa. E niente, peccato perché
Credevo di poter giocare meglio dopo aver comunque vinto così contro l'Inter. Speravo di fare una partita simile contro Fiorentina. Così chiaramente non è stato. Vabbè, ragazzi, ora prima di concludere voglio andare a vedere quanto che giochiamo la prossima. Allora, la prossima, cioè nel prossimo video andremo a giocare contro il Palermo in casa. Intanto, vabbè, guardando un attimo la classifica, siamo 16esimi a 3 punti. Bello. E niente, quindi ora arriviamo alla conclusione. Allora, come sempre, innanzitutto vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo le solite tre cose, ovvero se volete mettere un bel mi piace al video, di condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale così che rimarrete aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Quindi niente, detto questo, ci vediamo al prossimo video e speriamo di fare qualche punto. Vai. Ciao a tutti.